piazze in due domeniche in provincia di Chieti per la campagna di prevenzione Nonno Ascoltami. E io sono per iniziare questo tour fra le tre piazze con Mauro Menzietti, che è il fondatore di Nonno Ascoltami. È straordinario, intanto grazie, è straordinario vedere queste piazze che ancora dopo 14 anni si affollano di persone, non solo nonni, ma come diciamo sempre non c'è nonno senza nipote, e questa è un po' la formula magica con cui abbiamo voluto approcciare il nostro percorso di prevenzione dei disturbi uditivi. Nonno Ascoltami, andare nelle piazze, noi in questo slogan vediamo la famiglia intera, appunto, che in una giornata di festa, di sole come questa, con tanti bambini e tanti anziani, approccia la nostra tenda e ha la possibilità di incontrare il proprio medico, il proprio ospedale, e in un contesto informale, semplice, quello della domenica, in cui si possono chiedere dei consigli, si può fare il test dell'udito, si può un po' chiacchierare e sdrammatizzare quello che per molti è un problema che crea sofferenza, crea anche vergogna, ecco, e magari non c'è occasione di andare in ospedale o di andare a fare una visita più approfondita. Invece scendere in piazza significa incontrare le persone, e questa è un po' la formula di Nonno Ascoltami, che è partita appunto dall'Abruzzo, ha raggiunto tutta Italia, ormai è longeva, devo dire, molto, perché sono 14 anni, col patrocinio del Ministero della Salute, il riconoscimento infinito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Pensate che proprio la ONLUS, quindi Udito Italia, Nonno Ascoltami, è l'unico membro italiano del Forum Mondiale dell'Udito dell'OMS, e siccome la rappresento io ho avuto anche l'onore proprio di stare nel direttivo mondiale. Questa cosa significa che la nostra azione è meritoria, significa che c'è bisogno di scendere in piazza, c'è bisogno di incontrare le persone, c'è bisogno di agire per contrastare questo problema che altrimenti, se trascurato, diventa invalidante. Per i bambini è molto grave, perché perdiamo istruzione, perdiamo l'inserimento scolastico, perdiamo, diciamo, una vita che debba crescere chiaramente al 100% connessa con il mondo. Ma per gli anziani stessa cosa, perdiamo autosufficienza, autostima, significa che poi piano piano, per un banale problema di udito, vediamo persone isolate che non sono più autosufficienti, non sono più utili alla società così come dovrebbero essere. Prima di iniziare il nostro tour delle tre piazze, ancora una piccola cosa: lei ha creato una grande realtà col gruppo Maico, che è una realtà che viene da lontano, ed è venuto a Lanciano in questa piazza con il nonno di famiglia, con suo papà. Eh sì, beh, è straordinario anche qui vivere questa avventura insieme, perché l'azienda di famiglia è un, come dire, è un'avventura da vivere, che è densa di emozioni, di rapporti personali, professionali, di ambizioni e tutta una serie di fattori che rendono unica l'esperienza. E scendere in piazza è una delle attività che abbiamo voluto coltivare, addirittura poi creando una ONLUS, un'organizzazione distaccata. Poi io sono la stessa persona, ma in questi territori, in altre zone chiaramente le organizzazioni sono strutturate anche in maniera diversa, però con un nonno d'eccezione come lui chiaramente diventa tutto più bello. Ed ora andiamo a conoscere chi c'è in questo gazebo a Lanciano, e poi ci sposteremo nelle altre piazze, cioè quella di Vasto e quella di Chieti. E mi raccomando, nonno, ascoltami. Dottoressa Cinzia Amoroso, oggi nella duplice veste di assessore del Comune di Lanciano, ma anche di Otorino. Sì. Sì, oggi nella duplice veste. Infatti, quando mi è arrivata la domanda per fare la campagna di sensibilizzazione Nonno Ascoltami, ho accettato e ho abbracciato questa idea. È ormai una collaborazione da più di 14 anni che abbiamo in tutte le piazze d'Italia con appunto Nonno Ascoltami, l'Istituto Acustico Maico. È un sodalizio che serve a far capire alla popolazione che dopo una certa età, ahimè, tutti andiamo incontro anche allo dell'udito. È importantissima come sensibilizzazione far capire quando è il momento di iniziare a fare dei controlli un po' più approfonditi.
approfonditi. È chiaro che come assessore subito abbiamo accolto la richiesta, faccio i saluti di tutta l'amministrazione, del sindaco che lui prima è venuto anche lui a farsi un esame dell'udito per dare l'esempio. E niente, invece con mio Torino sono contenta e partecipo alla giornata perché è mio dovere. È diffusa la problematica della, diciamo, dei problemi uditivi? Come no, il 90% della popolazione, così come dopo i 40 anni ci si mette l'occhiale perché si diventa presbite, dopo i 40 anni inizia a calare anche l'udito. Purtroppo fa parte del nostro invecchiamento, direi fra virgolette, attivo. Quindi è importante rivolgersi a un qualsiasi istituto, fare gli esami oppure anche da noi in reparto. Noi abitualmente ogni settimana facciamo gli esami audiometrici, gli esami impedenzometrici e si va un po' più a fondo e si capisce qual è la problematica, perché poi ci sono tanti tipi di ipoacusie, quindi quella neurosensoriale è quella più dell'invecchiamento. Dottor Alfonso Troilo, la prevenzione è fondamentale, no? Sì, sicuramente è una condizione imprescindibile, perché con la prevenzione noi riusciamo ad intercettare prima del tempo qualsiasi patologia che può essere silente. Noi da sempre collaboriamo per questa iniziativa e riusciamo poi ad intercettare qui in questo screening i pazienti che possano manifestare patologie che poi vengono approfondite presso il nostro ambulatorio di audiologia all'ospedale, che finalmente da quest'anno si è arricchito di una figura importante, che è quella del tecnico di audiometria. Finalmente abbiamo nello staff anche un audiometrista, quindi che ci dà una mano proprio in tutta la parte preventiva per l'esecuzione degli esami audiometrico e impedenzometrico. Quindi qui il primo passaggio, ma se ci dovesse essere qualche problema, il secondo è in reparto. Il secondo è in reparto, noi invitiamo i pazienti a recarsi presso il nostro ambulatorio direttamente con un accesso diretto, dove noi eseguiamo tutti gli esami sia per la parte clinica che per la parte, diciamo, strumentale, per cercare di arrivare ad una diagnosi e poi provvedere ad un'eventuale terapia che può essere medica, chirurgica e in qualche caso anche protesica. Bruno Palucci, audioprotesista Maico, ma io lo definirei l'amico del gazebo, perché lo troviamo dappertutto per diffondere, insomma, questa sensibilizzazione. Ma che cosa avviene dentro il gazebo? Innanzitutto nel gazebo si parla di prevenzione, si fa un semplice test dell'udito mandando semplicemente dei suoni intermittenti a diversa frequenza e diversa intensità, e ci dà la soglia uditiva, quindi la capacità di ascolto dell'orecchio, sia delle persone giovani che delle persone anziane, perché in realtà l'evento si chiama Non lo ascoltami, ma è rivolto a tutta la cittadinanza. Un esame completamente indolore e simpatico anche, insomma, che si svolge con cordialità, ma è fondamentale. Sì, soprattutto a una certa età è importante il discorso prevenzione, perché dai 65 anni in su un anziano su 4, un anziano su 5 comincia ad avere problemi uditivi, ed è un qualcosa che deve essere rilevato da un esame strumentale, non è un problema che insorge dall'oggi al domani, quindi è necessario comunque fare dei controlli periodici. E nel nostro tour Tre piazze in due domeniche siamo a Chieti e io mi avvicino al dottor Bruno Di Vincenzo, presidente degli audiometristi d'Abruzzo e anche componente della commissione nazionale. Delle volte si viene qui oppure ci si ferma in una di queste piazze per caso, però dopo si viene a scoprire che c'è qualcosa sul quale si può agire facendolo in tempo. Sicuramente, ma infatti, allora, queste sono giornate, diciamo, di
di sensibilizzazione. Purtroppo spesso i pazienti non vengono in ospedale a fare la prevenzione per tanti motivi, quindi questo può essere un modo per avvicinarli. Come sappiamo tutti quanti, la prevenzione è importantissima. C'è il detto che si dice meglio prevenire che curare, quindi questo può essere una buona occasione per fare una piccola valutazione di screening del nostro sistema uditivo. Se noi con questa giornata rileviamo che c'è qualcosa che non è perfetto o comunque che non vada benissimo, invitiamo i pazienti a venirci a trovare in ospedale per un approfondimento del caso, diciamo. Tutti gli organi di senso, orecchio compreso, hanno la funzione, diciamo, di mandare degli input al nostro cervello, ma il nostro cervello, che poi è quello che fa tutto, diciamo, che decide tutto, ha una grande capacità di compensazione. Allora, se io ho un piccolo problema uditivo che magari nasce un po' alla volta e il nostro cervello lo compensa nel tempo, noi non ci rendiamo conto di avere un problema fin quando non andiamo a fare i controlli. Professor Adelchi Croce, siamo qui in questa bella piazza che è Chieti. Ecco, è importante la prevenzione, è importante sentirci, ma quando si perde l'udito non si perde solo la possibilità di sentire, no? Certo, quando si perde l'udito si perde innanzitutto la possibilità di essere collegati con una vita sociale, nella famiglia, nel lavoro e tutto. Però l'udito è anche molto importante per la stimolazione cerebrale continua, quindi in tutti i soggetti, in particolare nei soggetti anziani, in cui c'è un'involuzione anche di altre capacità, è molto importante che che i difetti uditivi vengano corretti, in modo che il soggetto sia sempre calato nella realtà, sia sempre stimolato, perché ci sono studi, ormai da diversi anni è ipernoto, che l'ipoacusia si accompagna a una involuzione delle capacità cognitive. Pertanto il soggetto non solo non vive bene e non gode di tutto quello che è la quotidianità, ma viene a perdere anche delle capacità mentali, quindi con grande handicap. Ecco, sentirci bene è importante, lo ribadisco, anche non solo per la vita quotidiana, anche magari in altri ambiti che vengono sottovalutati, quando si è alla guida ad esempio. Ah beh, certo, quello è un grandissimo problema. Ne abbiamo parlato proprio recentemente ad un congresso ed è strabiliante come anche molti novantenni siano alla guida, e questo però è un problema della legislazione, delle regole, e non anche nel rinnovo della patente non vengono fatti degli esami audiometrici adeguati, ed è il test è fatto con la voce bisbigliata, con la voce parlata. E questo, devo dire, non riguarda solamente i novantenni, perché noi potremmo avere alla guida dei quarantenni, cinquantenni che hanno dei difetti uditivi. In più, è giusto pensare alla guida, che riguarda tutti, ma anche il settore e tutti i lavoratori che guidano. Però dobbiamo pensare anche al lavoro normale. Incidenti sul lavoro potrebbero verificarsi anche perché esistono delle sirene, dei segnali acustici, esiste un collega che ti chiama, non lo senti bene. Quindi nel mondo del lavoro anche molti incidenti si verificano per questo. Signora, lei porta l'apparecchio? Da 10 anni. E come si trova? Recuperato? Mi sono trovata sempre bene. Per 9 anni ho preso il primo e adesso ho il secondo, che è una cosa innovativa. Dopo Maico non si tocca. È uno dei migliori. Signora, noi la ringraziamo e io colgo l'opportunità di parlare di apparecchi acustici con Fabio Vitaleia, che è audioprotesista Maico. Intanto salutiamo la signora. Si instaura sempre un bel rapporto, no? Con le persone che trattate. Lei è audioprotesista Maico, un tempo c'era la trombetta per sentire, ma oggi la tecnologia va avanti. Esatto. Intanto ringrazio la signora che casualmente è passata e ci ha lasciato la sua testimonianza, tra l'altro una mia paziente che io assisto da tanto. E gli apparecchi oggi, come diceva anche Anna, hanno avuto un'innovazione tecnologica notevole, quindi a parte l'estetica garantita,
hanno delle funzioni, delle funzionalità che ci permettono di avere delle performance adeguate. Immaginate che un apparecchio acustico moderno riesce ad analizzare l'ambiente, ad abbattere il rumore circostante a favore di un migliore segnale vocale. Questo una volta non accadeva, ci portiamo dietro quei ricordi degli apparecchi fastidiosi che davano rumore, rimbombi, fischi. Dimentichiamoci queste situazioni, che sono ovviamente superate e migliorate. Possiamo dire che sono apparecchi intelligenti? Assolutamente sì, alcuni hanno già sfruttano l'intelligenza artificiale, diciamo che è un argomento che preferirei non intraprendere perché è ancora sottoposto a studio, però sono intelligenti a tutti gli effetti, sì. Il nostro tour della prevenzione con Nonno Ascoltami, il tour nella provincia di Chieti, si conclude nella bellissima piazza di Vasto. Ogni giorno 30 persone scoprono di avere in Italia un disturbo uditivo. Noi siamo con un maestro del lavoro, Bruno Doardi, da anni in Maico, per chiedere una cosa fondamentale: ma a che età bisogna fare i controlli? I controlli bisognerebbe farli abbastanza presto. Noi vediamo che le persone cominciano a pensare a dover controllare l'udito intorno ai 70-80 anni, una cosa assolutamente sbagliata, anche perché ricostruiamo che quelle ipoacusie, quando le rileviamo, sono iniziate intorno ai 30. Quindi tutti dovrebbero fare l'esame audiometrico già dalla scuola e da lì in avanti periodicamente andare a controllare. Ed ora entriamo dentro perché voglio vedere come si fa questo esame audiometrico. Beh, la interrompiamo per un minuto. Daniele Odoardi, audioprotesista, ma come avviene questo esame? Ma l'esame è molto semplice, noi facciamo sentire dei suoni intermittenti prima da un lato e poi dall'altro al paziente, e quando lui avverte il suono ci fa un cenno con la mano e noi riusciamo in questo modo a capire quanto effettivamente sente nelle varie frequenze, in modo da avere un quadro completo della sua condizione uditiva. Insomma, esame semplicissimo ma indicativo. Molto indicativo della condizione uditiva, molto semplice, immediato, indolore, e quindi ovviamente adatto a tutti quanti. E un consiglio grosso è fare prevenzione, perché come tutte le patologie, se prese in tempo possono avere un recupero ottimale. Quindi anche l'invito ad avvicinarvi quando ci sono questi gazebo, no? Di Nonno Ascoltami. Esattamente, noi lo facciamo proprio apposta qui per tutti i cittadini italiani e non, per appunto creare una maggiore consapevolezza della propria condizione uditiva. Ma quali sono le buone norme per tener cura del nostro udito? Dottoressa Olga Leone, lei è dirigente medico nel reparto Torino di Vasto. Sì. Buona norma curare l'udito proteggendosi dai rumori, quindi in ambiente lavorativo con dei device adeguati, e evitare di ascoltare la musica con una tonalità molto alta. E ovviamente ci sono, per quanto riguarda le perdite dell'udito, delle predisposizioni che sono già genetiche, quindi quando c'è già una predisposizione, quindi bisogna avere maggior cura, fare dei controlli dell'udito ogni 2-3 anni, dell'esame audiometrico, e quindi iniziare già da ragazzi a fare dei controlli, perché è buona norma informarsi sul proprio andamento dell'udito, così come si fa il controllo della vista. E parliamo anche di come pulire l'orecchio. Allora, per la pulizia dell'orecchio esistono dei prodotti che si vendono in farmacia o nelle parafarmacie, sia prodotti a spray per l'igiene quotidiana che dei prodotti oleosi quando si comincia a formare il tappo, e quindi mettendo regolarmente per alcuni giorni queste gocce oleose si riesce a ottenere uno scioglimento del tappo. Comunque, se si formasse il tappo di cerume, nonostante queste precauzioni, occorre fare un controllo dall'otorino per la rimozione da noi.